titolari per la loro squadra. Partiti, possesso di palla subito naturalmente del Viaccia in maglia rossa. Palla in avanti, attenzione, c'è il pallone che fa la barba al palo, entra Zabo, entra Zabo, attenzione Zabo, ancora il pallone indietro, poi il pallone recuperato, sbaglia anche qui il tiro dalla parte opposta, esce Citti e poi mette un pallonetto, c'è Zabo che viene a recuperare il pallone in qualche maniera, poi Falorni, attenzione Zabo, c'è un tiraccio da parte di Zabo, palla lunga a cercare Falorni, spicola per Tragni, Tragni può andare sull'uno contro uno, poi tira anche questo tiretto, pallone che arriva a Querci, attenzione, pallone fuori ancora di Rozzi. Ghilardoni, parte Bengali, tenta il tiro Ghilardoni, gran tiro. Poi c'è un fallo da parte di Zabo, l'arbitro lascia proseguire. Attenzione, Laucci. Pallone buttato in avanti, c'è Tomberli, cerca lo scambio. Buono il pallone, bello questa azione, poi c'è la deviazione. Recupera il pallone, attenzione. Va a tiro, ma per Citti questo. Mette il pallone a terra, ce ne vale. Adesso Zabo potrebbe andare lui e tenta il tiro. E c'è il tiro che dà l'impressione del gol. Ancora Salini, potrebbe andare Zabo. Riceve Zabo, mette il pallone nel mezzo. Va sul pallone Querci, lo scambio. Tenta il tiro e c'è la parata da parte di Citti e tocca il pallone per Michelozzi, Michelozzi palla lunga per Rozzi, va Rozzi ed esce, attenzione, poi si annodano fra di loro e c'è il gol del Viaccia al 39esimo, gol di Tomberli. Attenzione, arriva Zabo, va Zabo in velocità, mette un pallone, palo di Zabo, è anche sfortunato il Pietrasanta. Ghilardoni, c'è il libero Zabo, riceve Zabo, può andare Zabo nel suo uno contro uno, tenta il tiro, deviato, attenzione. Io tirerei in porta perché il portiere non è neanche Fragolino. Ceciarini, tenta il tiro, stavolta Oliva c'è. Deve stare attento il Pietrasanta a non beccarsi un gol al secondo che chiuderebbe veramente, come l'ho detto. E c'è ancora lui, Tomberli, al 43esimo, 2-0. Pallone che arriva, Tragni, cerca il tiro, tiro. Palla in profondità, Citti e sbaglia il gol del 3-0. Ghilardoni respinge Oliva. Mancini, palla subito nel mezzo, ma che gol si è mangiato Bengali. Pallone nel mezzo, tiro fuori. Zabo con Bengali, lo scambio, il tiro, la parata ancora di Oliva. Falorni, Bengali, tenta il tiro, fuori, bello questo, grande azione da parte di Da Prato, c'è il 3-0, il centrocampo, il centravanti, oggi veramente, e qui l'abbiamo regalato, Medini mette il pallone nel mezzo e qui si mangia un gol fatto praticamente. Eccolo lui, Cenovali, che vuole tirare in porta, tira, converge, palla e c'è il miracolo di Citti che salva il 4-0. Zabo è l'unico che può fare qualcosa, qui c'è un calcio di rigore netto, è calcio di rigore per il Pietrasanta. Il pallone, parte Bengali e il portiere Parama recupera Bengali e finisce qua. Viaccia batte Pietrasanta.